Benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata al Covid. Partirà domani in Abruzzo la vaccinazione per gli oltre 71.000 bambini dai 5 agli 11 anni d'età. Le quattro ASL abruzzesi stanno già predisponendo luoghi dedicati dove vaccinare i più piccoli alla presenza dei pediatri. Tania Bonici Castelli. Al via in Abruzzo la vaccinazione anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Ogni ASL abruzzese dovrà realizzare percorsi dedicati ai più piccoli all'interno degli hub esistenti, dove saranno presenti anche i pediatri. La cosa importante è che ci siano spazi dedicati, quindi non promiscuità con le vaccinazioni, diciamo, di massa, chiamiamo così, per cui ogni ASL si è organizzata, chi nei SIESP, chi all'interno degli hub, chi all'interno dei distretti sanitari, ma comunque tutti i percorsi dedicati. La platea da vaccinare sono circa 71.000 giovani tra i 5 e gli 11 anni. Il tipo di vaccino è il Pfizer, però a dosaggi ovviamente più bassi. Si parte domani, già dalle 8, dalle 20 di stasera ci si potrà prenotare, quindi è obbligatoria la prenotazione. Ci si prenota e poi c'è stato il coinvolgimento dei medici di medicina, dei pediatri di libera scelta. Quindi ci saranno i pediatri a vaccinare a questa categoria, perché essendo una categoria, come dire, delicata anche per l'età, si parte dai bimbi più vulnerabili, quindi quelli che hanno delle patologie, e poi da bimbi che vivono con pazienti immunodepressi. Che rassicurazioni date ai genitori? Ma io dico questo, che oggi la vaccinazione è questa vaccinazione è una vaccinazione che oramai ha superato davvero tante prove. Sono stati vaccinati milioni e milioni di persone. Sono stati vaccinati anche ragazzi dai 12 anni in su, per cui adesso si scende di una, diciamo, un minimo di età, ma con un vaccino, ripeto, che ha subito tutti i controlli dovuti, diciamo, secondo quelli che sono un po' i passaggi che un vaccino deve fare per essere poi messo in commercio. Quindi, diciamo, mi sento di tranquillizzare tutti i cittadini, soprattutto mi sento di indicare la vaccinazione, anche perché si cominciano a vedere alcuni casi di ricoveri di bimbi di 9-10 anni, che magari hanno anche altre patologie, però insomma, ecco, ripeto, così come facciamo tanti vaccini ai nostri figli, io credo che sia opportuno fare anche questo tipo di vaccinazione, considerando che, secondo alcuni studi, questa vaccinazione continuerà anche nei prossimi anni, per cui insomma se riusciamo a dare fin da adesso un'immunizzazione importante. E vediamo il bollettino Covid. Sono 333 quest'oggi i nuovi casi accertati in Abruzzo. Riguardano persone di età compresa tra 1 e 90 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.610. I guariti quest'oggi sono 312. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 5.794, 23 in più rispetto a ieri. Di questi, 121 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 13, numero invariato rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 5.657 positivi accertati, 21 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.890 tamponi molecolari per un tasso di positività del 6,8%. Dei casi odierni, 81 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 86 a quella di Chieti, 58 al Pescarese e 108 al Teramano, che si conferma la provincia più colpita dal virus. Voltiamo pagina, si ferma anche l'Abruzzo per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati CGIL e UIL. A risentirne maggiormente potrebbe essere il trasporto, per cui comunque sono garantite delle fasce di lavoro. Lo sciopero non riguarderà il settore sanitario. Stefano Recanati. Domani, giovedì 16 dicembre, sciopero generale di 8 ore indetto da CGIL e UIL per i lavoratori sia pubblici sia privati. Previste però alcune esclusioni. Non si ferma ad esempio la sanità, esonerata sin dall'inizio, e neppure la scuola, che ha già incrociato le braccia venerdì 10 dicembre scorso. Esclusi anche i settori delle poste, alle prese con la scadenza del pagamento IMU, oltre ai servizi ambientali. Si fermano invece i trasporti, ad eccezione di alcuni servizi e aziende a livello territoriale. Le motivazioni dello sciopero riguarderebbero la rottura del tavolo con il
il governo sul tema della riforma fiscale. Noi riteniamo che il ridisegno delle nuove aliquote debba privilegiare i redditi più bassi e non ovviamente penalizzarli, e su questo abbiamo detto a Draghi e al governo che così come sono disegnate le nuove aliquote non vanno bene. Altro tema fondamentale è quello del precariato che la pandemia ha amplificato notevolmente. Noi dobbiamo superare in questo paese la precarietà del lavoro, che è soprattutto legata alle nuove generazioni, e dare alle nuove generazioni un percorso lavorativo certo, in modo tale da potersi costruire una vita individuale e collettiva il più possibile stabile, certa e duratura. Insieme per la giustizia è lo slogan che accompagnerà la mobilitazione, che prevede anche manifestazioni in 5 piazze italiane: a Milano, Bari, Cagliari, Palermo e a Roma. Nella capitale, in Piazza del Popolo, l'intervento dei segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Dall'Abruzzo verso Roma partiranno 30 pullman. Io chiedo alle lavoratrici e ai lavoratori di aderire allo sciopero, ai pensionati di scendere in piazza con noi, ai precari di scendere in piazza con noi, stare vicino tutti quanti insieme per far sì che quella parte più debole del nostro paese possa avere le giuste risposte, proprio in un momento di grande difficoltà che la pandemia si è trascinata dietro. Approvata in Consiglio regionale la legge proposta dalla maggioranza di centrodestra per contrastare il declino demografico, previsti fondi per i residenti. Paolo Renzetti. Grazie agli emendamenti fortemente voluti dalla Lega, anziché 90 saranno 166 comuni interessati dall'intervento per contrastare il declino demografico nelle zone interne. Questa legge, approvata in Consiglio regionale, persegue la finalità attraverso la quale si vuole restituire una nuova vita ai bellissimi borghi della nostra regione che sono interessati dallo spopolamento. Così il consigliere regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, che spiega che sarà riconosciuto per un triennio un contributo di 2.500 euro per nucleo familiare che trasferirà la propria residenza entro 90 giorni dall'accoglimento della domanda in un comune di montagna della regione Abruzzo e che la mantengano per almeno 5 anni, pena restituzione delle somme percepite. È una legge proposta dall'intera maggioranza, voglio ricordare che il primo firmatario è stato il presidente della regione, è una legge a cui abbiamo lavorato e anche contribuito con emendamenti migliorativi rispetto alla stesura iniziale. È una legge che si propone di dare uno stimolo a quelle famiglie che magari immaginano di tornare nei comuni montani abruzzesi a vivere la loro vita, o che in qualche modo possa scongiurare la possibilità del pericolo che invece vadano via dai paesi montani, con un paio di strumenti, che è l'assegno di natalità per i nuovi nati e il contributo al trasferire la propria residenza in questi comuni che sono individuati rispetto a delle specifiche accordi con l'Unione Nazionale dei Comuni Montani, che sono 166 comuni sotto i 3.000 abitanti e che hanno anche storicamente negli ultimi 5 anni una perdita, un calo demografico abbastanza elevato. Il centrosinistra sostiene che questa legge non aiuta i centri montani del nostro interno. Ma il centrosinistra, che comunque ha votato la norma, poi come spesso accade in aula o sulla stampa fa delle critiche e poi però vota le norme, quasi sempre vota le norme che noi proponiamo. È evidente che non è la panacea di tutti i mali. Non è con una semplice legge, con un contributo solo, un contributo economico, seppur di un certo peso, che si può scongiurare un pericolo o comunque un processo che è in atto da anni, ma certamente è un segnale che insieme a tanti altri segnali che stiamo cercando di dare in questi 2 anni e mezzo di governo, devono spingere o possono spingere anche a livello culturale le persone a immaginare che vivere in un centro montano della regione Abruzzo sia comunque qualcosa di positivo. Non è solo un aspetto economico, bisogna guardare al complesso. Certamente bisogna migliorare la viabilità e lo stiamo facendo, bisogna interconnettere l'Abruzzo ad altri aspetti, quindi anche turistici e culturali, lo stiamo facendo. La Regione Abruzzo ha vissuto negli ultimi 2 anni, nonostante la pandemia, dei numeri importanti sul turismo. Tutte queste cose insieme possono e devono dare dei contributi affinché le persone decidano di spostarsi, di tornare a casa magari, o comunque di rimanere in quella che è la loro casa, il loro comune montano. Dalla prefettura di Chieti, onorificenza al merito della Repubblica agli attori della campagna vaccinale. Selenia Secondi.
La cerimonia annuale per la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica ha visto a Chieti insigniti del prestigioso riconoscimento coloro che nei rispettivi settori si sono adoperati e hanno lottato contro il Covid. L'onorificenza al merito della Repubblica, istituita nel 1951, è stata consegnata stamane a Chieti al luogotenente dell'esercito in congedo Luigi Esposito e per la Guardia di Finanza all'appuntato Nino D'Angelo e al brigadiere Achille Filippone. Per l'Arma dei Carabinieri al maresciallo Giuseppe Marrone e al luogotenente Salvatore Gemino. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, premiato il sostituto commissario Antonio Ucci e per il settore sanitario premiati i medici Antonio Candeloro e l'infermiere Michele Cozza. Tra i civili insigniti del riconoscimento anche rappresentanti della società che hanno dato il loro contributo in favore della collettività durante l'emergenza pandemica. Nicola Sciulli della cooperativa Croce Gialla di Lanciano e Antonio Mancini, fondatore dell'associazione di protezione civile NOT, Nucleo Operativo Teate. Tra i premiati anche il giornalista Vincenzo Lalla di Vasto. È una giornata particolare per chi ricopre un ruolo di governo, perché in quel momento sente sulle proprie spalle il peso di dover rappresentare lo Stato verso chi è stato eccellente. È un grazie che lo Stato vuole dire: tu sei riuscito a fare qualcosa di più, anzi hai fatto qualcosa di più che non ti veniva chiesto di fare. Ti sei prodigato per fare nel tuo mestiere, nel tuo lavoro, nel tuo impegno anche sociale o di volontariato, un qualcosa in più che ha dimostrato che le tue attitudini erano qualcosa che usciva fuori dall'ordinario. Sono emozioni vere, mi creda, ed è giusto che questo premio venga dato in un luogo come la prefettura, che è il Palazzo di Governo, appunto. In questo momento loro sentono e avvertono l'istituzione a loro vicina. Andiamo a Silvi, firmato questa mattina il decreto con il quale Fabrizio Valloscura rientra a far parte della giunta comunale. Oltre alla figura di vice sindaco, Valloscura sarà coordinatore politico per quanto riguarda i fondi del PNRR. Dopo un lungo tira e molla, Fabrizio Valloscura rientra dalla porta principale del municipio di Silvi e sarà ancora una volta il vice sindaco. Sì, diciamo, dopo l'azzeramento di giunta c'è stato un momento di confronto, anche se un po' lungo, e in un certo senso mi fa piacere rientrare con le nuove responsabilità. Ecco, fa piacere perché comunque ci sono degli obiettivi importanti da qui al prossimo futuro. Sicuramente da qui al prossimo futuro si parlerà molto di PNRR. Il sindaco mi ha voluto offrire, insieme a tutti quanti i coordinatori degli altri partiti, questa responsabilità di coordinamento del tavolo politico. Anche perché nell'ultimo periodo, nel passato, ha portato a termine dei importanti progetti, anche una stima per questo. Ma io penso che quello sia stato il mio biglietto da visita, anche se non sono l'unico fautore di quel successo, ci sono altri partner che hanno contribuito, però diciamo che ha avuto un ruolo importante e penso che la decisione del sindaco di darmi questo importante incarico ci sia anche quel fattore. Ecco, adesso c'è la possibilità di arrivare però a fine mandato più serenamente e arrivare ai primi risultati anche per i cittadini. Ma io al sindaco dico: stiamo amministrando, amministriamo, c'è un presente da portare avanti e un futuro da programmare. Per il futuro ci sarà tempo, per il presente diamoci una mano. Col sindaco adesso gli animi come sono? Ma io al sindaco ho chiesto una collaborazione leale. Io dalla mia parte la farò, come ho sempre fatto in questi 3 anni, e continuerò a farlo. E sicuramente penso che a questo punto anche lui sarà leale con me. Adesso arriverà la firma, le deleghe sono quelle che aveva già e in più c'è questa del PNRR. Sì, diciamo che rientro nella posizione precedente con tutte le mie deleghe e la figura di vice sindaco, in più questo incarico importantissimo. Silvi, che cosa ha bisogno da cui può prendere risorse dal PNRR? Ha bisogno di tanti progetti, Silvi, abbiamo bisogno di sviluppare strade, parcheggi e molto sulla transizione ecologica, che adesso va molto di moda, e io penso che questa sia la chiave di tutto quanto. Anche perché poi arriva l'estate e l'estate sappiamo che per Silvi è una cosa importantissima. Beh, diciamo che oltretutto siamo un paese turistico e quindi è importante, quindi anche l'aspetto del paese attuale bisogna portarlo avanti, delle opere che sono iniziate bisogna cercare di finirle nel più breve tempo possibile e migliore possibile.
Presentata questa mattina a Teramo la campagna di comunicazione sociale del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, realizzata con Avis, Croce Rossa e Fidas. Attualmente in Abruzzo ci sono 30.000 donatori attivi, ma con la pandemia si registra una diminuzione delle donazioni. Vediamo. Il dono più bello che puoi fare. Parte oggi la campagna di comunicazione sociale sulla donazione del sangue realizzata dai volontari abruzzesi di Avis, Croce Rossa e Fidas e con il coordinamento del Centro Servizi per il Volontariato d'Abruzzo. Un braccio femminile e un braccio maschile, distesi nell'atto di generosità più grande, la donazione del proprio sangue per salvare altre vite. Il volontariato si basa principalmente sul dono. Cioè sul fatto che una persona desidera impegnare una parte di sé al servizio della collettività, delle persone che incontra, del bisogno che ha incontrato. È qualcosa che muove il cuore in qualche maniera e ha a che fare anche un po' con la donazione del sangue, no? Perché il cuore è la nostra pompa, pompa il sangue nel corpo fondamentalmente. Doniamo il sangue ma doniamo anche il nostro tempo. Assolutamente sì. Io quando mi è stata proposta questa cosa da parte di chi ci ha lavorato, principalmente la delegazione di Teramo che da anni fa questa attività di comunicazione sociale, ho immediatamente pensato alla importanza che ha il dono, perché il dono non è un... Qui si chiama donazione del sangue, ma in realtà è un vero e proprio dono di sé, è un dono di una parte importante di sé, di una parte costitutiva e che permette a noi di vivere. Quindi è come in qualche maniera riversare verso gli altri un'attenzione che ci mette in gioco personalmente. E questo è questione di tempo e anche di cuore. Gli ultimi dati diffusi dal Centro Regionale Sangue hanno evidenziato nel 2020 un calo progressivo del numero dei donatori totali di sangue, attualmente 30.000, con un decremento pari al 2,6%. Complessivamente però la rete di donazione ha retto bene in Abruzzo, nonostante la pandemia da coronavirus. Come va la donazione del sangue in Abruzzo? Ci sono scorte sufficienti? Diciamo che in Abruzzo le scorte sono leggermente sufficienti, anche perché c'è una programmazione in atto sotto l'egida del Centro Regionale del Sangue, il dottor Colamartino, che ha programmato settimanalmente la necessità di raccolta di sangue, sempre finalizzato alle necessità della Regione Abruzzo. E diciamo che in questo momento particolare sta avendo una diminuzione soprattutto di plasma, la raccolta di plasma, ma per quanto riguarda il sangue possiamo ritenerci soddisfatti perché i donatori rispondono quotidianamente alla richiesta di questa necessità. Alla campagna di comunicazione sociale del CSV Abruzzo hanno partecipato in qualità di volontari Piero Assenti nel ruolo di Art Director e i fotografi Amalia e Stefano D'Alessandro, questi ultimi anche volontari della Croce Rossa. Presentato questa mattina a Pescara il programma degli eventi natalizi promossi dall'Assessorato alla Cultura. Scopriamo quali sono. Assessore, questa mattina in conferenza stampa avete presentato il cartellone degli eventi culturali che ci saranno a Pescara nel periodo natalizio. Tanti gli eventi in programma? Sì, gli eventi in programma sono tanti e sono soprattutto rivolti ad una vasta e variegata cittadinanza, perché io ho cercato di soddisfare quelle che possono essere le aspettative un po' di tutti, a partire dai bambini, a partire dai più un pochettino dai giovani, quindi un po' più grandicelli, e anche per quanto riguarda rivolta anche alle famiglie, quindi anche ai genitori. Ci saranno delle iniziative in giro per la nostra città, nella nostra città al centro, ci saranno dei cori gospel, ci saranno delle manifestazioni degli artisti di strada che faranno delle manifestazioni, degli eventi nella parte di Pescara Vecchia. Ci sarà un evento molto importante, anche quello della presentazione di un disco da parte di Michele Di Toro il 18 alla alle 18:30 e poi una manifestazione a cui ho tenuto tanto ed è stato un sogno per me realizzarla, è quello di fare un mini festival
delle orchestre concertistiche della nostra città, dei ragazzi, perché per me è importante dare spazio ai giovani, far salire sul palco i giovani, perché studiano tanto, fanno tantissimi sacrifici e quindi è giusto che anche loro abbiano un ritorno, delle soddisfazioni. E questo verrà fatto all'Auditorium Flaiano il 21 e il 23 dicembre alle ore 21. Poi c'è anche una rappresentazione teatrale organizzata dalla ENDAS, il Folletto Pasticcione, dedicato un po' più ai bambini, e si terrà alle 18:30. Ci sono tante manifestazioni, tanti cori gospel, tanti concerti all'Auditorium Petruzzi, all'Auditorium Cerulli, al Teatro Cordova. Insomma, chi più ne ha più ne metta, e ho cercato di soddisfare un po' le aspettative di tutti quanti. Sarà un Natale gioioso, un Natale festoso, ed è bello che sia così, perché abbiamo tutti voglia di uscire da un periodo buio e quindi di stare insieme e di festeggiare. Ora lo sport con il calcio di Serie C. Il Pescara dei giovani ha dato segnali confortanti che ora vanno confermati delle ultime due partite del 2021, le due trasferte di Imola e Ancona. Sul fronte societario la querela sui bilanci sembra non avere conseguenze d'impatto per il club. Vediamo il servizio. Due vittorie nelle ultime due partite hanno riportato un po' di sereno, almeno in campo, in casa Pescara. Impossibile fare voli pindarici, aspetto sul quale è stato chiarissimo in primis il tecnico Auteri. Troppi gli errori fatti, troppi i punti lasciati per strada, solo la necessità di migliorare partita per partita e macinare punti. Questo è il senso delle parole intrise di mea culpa del tecnico siciliano dopo il match di domenica sera. Un nuovo inizio fatto di scelte meritocratiche, di minuti in campo forniti per quello che si dimostra negli allenamenti e non per nome o per quelle che sono le possibili aspettative. Gioca chi convince, ecco perché in queste due partite ad esempio hanno trovato posto in panchina Ivarin Zita, Memusciai, Frascatore, e si è data fiducia ai giovani che proprio sul campo hanno dimostrato un rendimento più all'altezza, Veroli e Diambò, poi Pompetti e Sorrentino che sono tra i primi 11 in pianta stabile, e Chiarella che oscilla tra la titolarità e una delle prime alternative per il fronte d'attacco. E nelle ultime partite sta emergendo anche Nicola Rauti, che con la Pistoiese ha realizzato il suo secondo gol in biancazzurro. Lui e Chiarella ora insidiano Dursi, che continua ad essere una delle principali delusioni. Per ora Auteri sta insistendo, ma il tempo potrebbe essere scaduto per l'ex Bari e Catanzaro, proprio a partire dal match di domenica a Imola per l'ultima di andata. Pescara ha chiamato a confermare i miglioramenti delle ultime settimane contro una imolese che è stata una delle rivelazioni della prima parte della stagione, per poi calare decisamente nell'ultimo periodo. Due punti nelle ultime sette partite e KO nelle ultime due gare casalinghe. Oltre ciò, anche una penalizzazione di due punti per irregolarità formali legate al passaggio di proprietà avvenuto in estate. Sentenza di secondo grado per la quale il club farà ricorso al CONI. Uno squalificato per parte, Rizzo e Vona, e probabile panchina per gli ex Nicolas Belloni da una parte e Michael De Marchi dall'altra. Circa i fatti fuori dal campo, alcuni chiarimenti sono stati dati due giorni fa a Replay dal revisore contabile e commercialista Camillo De Stefanis, più volte consulente della Procura della Repubblica. Per la società non ci sono rischi sul fronte sportivo né complicazioni per eventuali trattative societarie. Il procedimento più impattante sarebbe stato il precedente sulla responsabilità degli amministratori, ex articolo 2409, che si è esaurito con epilogo positivo per il club. Su questi procedimenti, ex articolo 2423, coi bilanci 2015, 16 e 17 dichiarati nulli in primo grado, De Stefanis aggiunge: il bilancio può essere visto da un punto, da un lato accademico, e allora la perfezione, scusate, ma non esiste, e si può vedere da un punto di vista reale. In effetti queste poste che sono state contestate, a parte che sono state sanate, ma sono state esaminate anche da altri giudici colleghi, i quali non hanno rilevato irregolarità. Bilancio sono 2015, visi formali, 2016. Tant'è che l'efficacia è quella di riscrivere una delibera assembleare, quindi sostanzialmente siamo di fronte, tra parentesi, siccome ho visto che poi l'attualità, quelle poste attenzionate dal giudice, già sono state ampiamente sanate.
Oggi doppia seduta per il Teramo in vista della trasferta di Reggio Emilia, nella quale non ci sarà Soprano, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Non andrà in panchina il tecnico Guidi, squalificato per due turni. E ieri a Pro Teramo ha partecipato l'agente Carlo Di Renzo, che ha commentato il periodo della squadra e fatto il punto su uno dei suoi assistiti, sul Ricchio. Col Teramo nelle ultime partite mi sembra di aver visto un'involuzione. Mi sembra di aver visto un'involuzione, a parte la partita fuori casa, vedo in mezzo al campo una squadra con pochissime idee, poco fraseggio, sia in fase di interdizione che in fase di impostazione. È una squadra messa veramente, veramente male. Secondo me con alcuni giocatori sopravvalutati e quando è così bisogna stare molto attenti perché può essere un'annata molto pericolosa. Quando ti parlo di alcuni giocatori sopravvalutati, ti parlo anche del reparto difensivo e del reparto offensivo. Perché ti dico questo? Perché a Teramo si è parlato sempre di alcuni difensori, senza fare nomi, che sembravano destinati alla B e alla A, però poi sostanzialmente vai a vedere sono dei normalissimi giocatori di Lega Pro. Lo stesso discorso vale davanti, dove ci sono buonissimi giocatori, perché io reputo Bernadotto un grandissimo attaccante per la categoria. Però quando in una squadra metti troppe scommesse e troppi giocatori che vengono da un'annata difficile, le scommesse ne puoi fare una, due, non quattro, cinque, solo in un reparto. E davanti ci sono tante scommesse di giocatori che l'anno scorso non avevano fatto un buon campionato. Senti, ma sul Ricchio, che mi dici? Se era un ragazzo 2004-2003, dicevo, deve crescere in prima squadra e magari si ritagliava il suo spazio. Ma essendo un 2006... deve andare altrove a cercare le sue fortune. Poi la formula o il modo non è importante, perché sia a me che al ragazzo non ci interessa la palla aspetto puramente economico, ma ci interessa solo l'aspetto tecnico. Quindi per me, se lo vogliono dare in prestito, lo vogliono dare definitivo, lo vogliono dare in una sorta di compartecipazione, un riscatto, contro riscatto e cavoli vari, per noi non è importante. Per noi quello che è importante è che il ragazzo vada a giocare, e oggi per lui, secondo me, rimanere nel Teramo, si sta perdendo un giocatore, si sta facendo un grosso danno. Il ragazzo deve andare via. Oggi il recupero dell'undicesima giornata di Serie D tra Castelnuovo e Fiuggi, il match si è concluso in parità. Termina in parità il recupero dell'undicesima giornata d'andata tra Castelnuovo e Fiuggi, partita non disputata lo scorso 28 novembre per casi Covid all'interno del gruppo squadra laziale. Squadra guidata da Di Fabio, che avrebbe meritato senza ombra di dubbio la vittoria per quanto prodotto, soprattutto nella ripresa dove è stato un vero e proprio assedio alla porta di Mejri. Ancora assenze tra i padroni di casa che per l'occasione devono rinunciare a Casimiri, Bolo, Corticchia e Foglia dall'altra parte. Romondini non ha a disposizione Ficara mentre rientra dalla squalifica Forgione. Già dai primi minuti prova a fare la partita la squadra ospite, che sfrutta bene le fasce laterali. Il primo brivido per Natale arriva al sesto, quando il Fiuggi manovra bene sul settore di sinistra con Turzo, che trova il rimorchio di Potenza, ma la sua conclusione viene messa in corner da Natale, reattivo sul primo palo. Ancora Termali propositivi in questo avvio di gara e pericoli provenienti sempre dai laterali, questa volta dalla destra. Rocchi pennella bene per Forgione, che lasciato libero non inquadra la porta. Per vedere i padroni di casa pericolosi in fase offensiva dobbiamo attendere il ventesimo, quando D'Egidio lavora bene di sponda un pallone per Emilio, che non ci pensa due volte a scoccare verso la porta, ma il tiro si perde sul fondo. Prende fiducia la formazione allenata da Di Fabio e sfiora il vantaggio direttamente da calcio piazzato. È D'Egidio dalla distanza a provarci, ma non ha fatto i conti come Schick, si tuffa sulla sua destra e nega la gioia del gol al 7 in maglia bianca. Il Fiuggi commette l'errore di abbassarsi troppo e così il Castelnuovo ne approfitta per passare a condurre. D'Egidio taglia come burro fuso la difesa e serve centralmente Mili, che prova da lontanissimo trovando la deviazione decisiva di Thomas, che mette fuori casa Mejri. Sesto gol per il trequartista, che si lascia andare ad un abbraccio liberatorio con i suoi compagni. Trovato il vantaggio, i neroverdi spingono alla ricerca del gol del raddoppio, ma su una stupenda acrobazia di Ripa, servito con il contagiri d'Alfieri, Mejri si salva distinto, mantenendo a galle i suoi. Parata fondamentale la sua, perché al quarantesimo il Fiuggi agguanta il pareggio. Sfortunato Alfieri, che nel tentativo di allontanare la sfera serve Soe, il quale dal limite con un esterno collo azzecca l'angolino vincente alla destra di Natale. Il Castelnuovo potrebbe rimettere immediatamente la freccia e lo meriterebbe.
sembrerebbe, per quanto visto nei 45 minuti. Dagli sviluppo di calcio d'angolo è capitante Renzo a trovare lo stacco imperioso, ma la palla si stampa sulla traversa. Con gli stessi 22 di come si era chiusa la prima frazione, la ripresa si apre con i bianchi di casa ad avere una doppia occasione per passare in vantaggio. Sale in cattedra sulla sinistra San Severino, che pesca ripa, centroarea al 12esimo, ma l'attaccante stoppa bene, ma in precario equilibrio spedisce alto sulla traversa. Un giro di lancette di ancora l'ex Juve Stabia, questa volta di testa, sempre su assist del terzino, a spedire incredibilmente fuori. In questa ripresa i neroverdi hanno in mano il pallino del gioco ed è ancora il 36enne attaccante ad andare vicino al gol, quando riceve palla al limite da Ragni, ma il tiro termina a pochi millimetri dal palo. Il Castelnuovo non riesce a sbloccarla, anzi si complica la vita quando Marianeschi, già ammonito, si becca il secondo giallo da Carlo Palumbo, direzione insufficiente la sua, e lascia i suoi in 10. I rossoblu ospiti si fanno rivedere poi in pieno recupero con il calcio di punizione di Sowe, ma l'autore del pareggio chiede troppo da posizione velleitaria. Al fischio finale veementi le proteste da parte della formazione di casa contro una direzione di gara a senso unico e poco convincente. Un punto che sta stretto alla formazione di Guido Di Fabio per come ha condotto gran parte della gara e per le tante occasioni non finalizzate, ma resta la prestazione che fa ben sperare in vista del match di domenica contro il Porto d'Ascoli. È tutto per questa edizione della TG6. I servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, buona serata.